In Molise, che con meno di 300.000 abitanti è tanto quanto una città come Catania o Verona, è stato eletto presidente della regione il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che per non farsi mancare nulla è anche presidente della provincia di Campobasso ed è un berlusconiano doc. Ma Roberti, esattamente come i precedenti governatori della regione, è soltanto una testa di legno del vero patrone del Molise, che da diversi lustri è l'europarlamentare Aldo Patriciello, nato a Venafro. Patriciello è un altro berlusconiano, o meglio è un Berlusconi in sedicesimi, perché come Berlusconi è uomo di affari e di politica, è padrone di una TV, Teleisernia, è campione di conflitti di interesse, vanta una sfilza di procedimenti giudiziari culminati in una condanna definitiva per finanziamento illecito ai partiti e soprattutto il suo grande business è la sanità, con un giro d'affari da oltre 250 milioni di euro per un impero di 20 cliniche private sparse tra il Molise, la Puglia, il Lazio e la Campania, prima fra tutte la Neuromed di Pozzilli, vicino Isernia. Negli anni Patriciello ha cavalcato tutti i principali partiti, a cominciare dalla DC, passando per il Partito Popolare, poi nell'UDC, infine in Forza Italia. In Molise Patriciello è un vero e proprio RAS. Non c'è famiglia che per qualche motivo abbia interessi diretti o indiretti con le sue aziende sanitarie. Non soltanto per quel che riguarda le forniture, ma anche per quanto concerne i servizi, come il controllo delle cooperative che si occupano di fare le pulizie. Pensate che prima del Covid fu denunciato dai suoi fratelli, ne ha 5, per truffa aggravata presso il Tribunale di Isernia. Secondo l'accusa aveva dribblato la firma di un accordo per la nomina di un amministratore indicato dai familiari in alcune società che controllano la Neuromed. Il fratello Gaetano Patriciello disse ai giornali testualmente: ci ha fregato e se fa così coi fratelli come tratterà gli elettori? Capite? Mi fermo qui per non fare un video di un quarto d'ora. Dico soltanto che il neopresidente Roberti ha già detto che valorizzerà le politiche di Michele Iorio, dominus della regione per 3 mandati dal 2001 al 2013 con Forza Italia, oggi è passato con la Meloni, che nel 2012 incappò in una condanna un anno e mezzo per abuso d'ufficio in un'inchiesta sulle consulenze per la gestione del zuccherificio regionale. La condanna fu confermata in appello e poi andò in prescrizione nel 2014 e quindi candidato al Senato nel 2018. Dopo Iorio arrivò a governare il Molise il PD con Paolo Frattura, ma che a dispetto del cognome ha tenuto la regione ingessata nel sistema Patriciello. E poi appunto l'uscente berlusconiano Donato Toma, non ricandidato per una serie di disastri che hanno tenuto il Molise con i bilanci in predissesto. Ed ora appunto adesso tocca a Francesco Roberti, che come i precedenti terrà nella veste di vice l'eterno Vincenzo Cotugno e, salvo novità, anche tutti o quasi gli assessori precedenti. Eventuali approfondimenti sul Molise li farò più in là con delle serie a pagamento disponibili su TikTok, tempo permettendo. Intanto vi chiedo soltanto di mettere il dito sul segui in modo da poter ampliare la platea di TikToker un pochino più informati rispetto al mainstream che, come sapete, queste cose difficilmente le racconta.